Oggi è una puntata veramente speciale perché siamo in un posto veramente speciale. È un posto che non è aperto al pubblico, quindi normalmente le persone non possono accedere qui e vedere tutti i meravigliosi animali che illustreremo in questa serie di puntate. Siamo qui però grazie alla provincia di Gorizia ed è per questo che ho accanto a me la dottoressa Zanella, Alessandra Zanella, che ci racconta dove siamo e perché questo centro è in funzione. Dottoressa. Grazie. Allora, buongiorno, noi ci troviamo nel comune di San Canzian di Sonzo, località Terranova, e ci troviamo presso il centro di recupero per la fauna selvatica in difficoltà. E questo centro nasce nel 2000, per una scelta precisa della provincia di Gorizia, ma nasce in applicazione di una legge regionale che affida alle province il compito di istituire dei centri di recupero per la fauna selvatica. La provincia di Gorizia fortunatamente è riuscita a individuare, a ritrovare questo posto grazie alla disponibilità che ci è stata offerta dal signor Damiano Baradel, che è il gestore di questo centro. Infatti il centro è stato istituito presso questa azienda agricola, quindi noi troveremo ospitati in questa struttura tutti gli animali selvatici per i quali deve provvedere l'amministrazione provinciale, e poi il gestore spiegherà magari meglio come viene gestito nell'insieme, e si trovano anche degli altri animali che sono a cura del gestore stesso. Se è vero dunque questo centro è nato grazie alla disponibilità finanziaria della provincia di Gorizia, è anche vero che in realtà questo centro per molti versi esisteva già, perché siamo in una proprietà privata, nella proprietà della famiglia Baradel. Qui abbiamo Damiano Baradel, che è il padrone di casa ed è sicuramente la persona che di più si occupa degli animali in questo centro. Damiano, quindi come è nato e nasce questo centro? Nasce in un'ex azienda agricola praticamente, un'azienda di famiglia. Siamo nel comune di San Canzian di Sonzo. Qua passano, il numero degli animali che passano ormai via via crescendo. Siamo arrivati nel 2008 per esempio ad ospitare oltre 700 animali. 700 animali? Oltre 700 animali nel 2008, con una percentuale di liberazione di oltre il 70%. E abbiamo una convenzione con un veterinario anche per interventi particolari. E in più tutti gli animali liberati vengono muniti di anello di riconoscimento a scopo scientifico da due inanellatori, Michele Benfatto e Paolo Vasca. E in più alcuni animali vengono anche muniti di radiocollare per seguire gli spostamenti nei primi periodi dopo la liberazione. Ricordiamo che il mettere l'anello non è una cosa semplice, bisogna aver fatto dei corsi per diventare inanellatori, dei corsi a livello nazionale presso l'ISPRA, che è un istituto con sede a Bologna, esatto, che si occupa di fauna selvatica, e vi è un protocollo nazionale e internazionale su come mettere questi anelli in modo che possano essere poi riconosciuti ovunque. Mi dicevi che addirittura un animale curato e liberato presso questo centro, un fanello, è stato trovato in Russia addirittura. Sì, addirittura è stato trovato in Russia dopo quasi un anno. Bene, quindi vuol dire che gli animali riescono poi a migrare, sì, a vivere, a essere introdotti in natura. Poi è anche molto bello qui perché non dice che neppure si riesce a capire la differenza tra ciò che è in gabbia e ciò che sta fuori, no? Perché molti animali non, sì, se ne vanno, altri, sì, arrivano, sì, molti animali soli, di quelli che liberati dopo aver passato un certo periodo al centro di recupero comunque rimangono in zona perché sanno che qua hanno disponibilità di cibo illimitata e perdono il timore verso l'uomo anche. Bene, tra l'altro gli animali qui, sempre a cura della provincia di Gorizia, vengono anche seguiti con i radiotracking, oltre, sì, che con, esatto, l'anello. Quindi vengono applicate delle piccole trasmittenti. Finora è stato fatto con alcuni rapaci e questo ci ha permesso di avere la certezza che dopo una cura anche prolungata l'animale abbia la capacità di sopravvivere in natura e che quindi sia stato fatto un buon lavoro al centro. Quindi riuscite a seguirli anche per diversi chilometri? Per diversi chilometri e anche per un paio di mesi nel momento della liberazione. E quanto personale c'è qui? Beh, io e la mia famiglia, più c'è il veterinario Stefano Pesaro della provincia di Gorizia, e più i due inanellatori che sono Michele Benfatto e Paolo Vasca. Ho capito. Però diciamo, per seguire gli animali materialmente ogni giorno, tu e la tua famiglia. Io e la mia famiglia seguiamo, per quanto riguarda cure, alimentazione. Mi dicevi che poi arrivano anche degli animali che, come dire, si autoricoverano da soli, sì, qui. Ci sono per esempio dei germani reali che ormai si sono abituati, sanno che qua hanno la possibilità di trovare cibo in quantità industriali e ogni mattina
Ogni mattina mi seguono, addirittura mi tirano i pantaloni con il becco fino a quando non gli do da mangiare non se ne vanno. Poi dopo aver mangiato prendono e se ne tornano nel canale che passa vicino al centro di recupero. È interessante capire cos'è un centro di recupero per gli animali e bene un centro di recupero come questo gestito dalla famiglia Baradei grazie alla provincia di Gorizia. Perché non è esattamente un ospedale per animali come alcuni possono pensare e sicuramente non è uno zoo. Diciamo che gli animali che arrivano qui possono essere divisi in tre categorie più o meno. Lo scopo principale è quello di curare gli animali selvatici sperando che questi possano essere reintrodotti in natura. Un esempio classico è quello ad esempio di un capriolo che viene ferito ad esempio durante l'operazione di trebbiatura di un campo o di un uccello che viene investito che ha un'ala rotta. Questi animali vengono curati al meglio del veterinario, vengono ovviamente stabulati, ovvero tenuti in cattività finché non ritornano perfettamente in forze e non sono capaci di cavarsela da soli e poi vengono liberati appunto molto spesso con anelli o con radiotrasmittenti per capire quello che fanno e come vivono anche dopo la liberazione. E questa è la prima categoria dell'esempio migliore e principale. Poi la seconda categoria di animali è quella di animali sempre soggetti a vari tipi di incidenti di questo tipo che però purtroppo non ce la fanno a essere liberati. Perché? Perché purtroppo a volte un'ala deve anche essere amputata oppure un osso è talmente fratturato in modo così grave che l'animale rimane zoppo per tutta la vita e che in questo caso l'animale qui non può essere più liberato e rimane qui ospitato al centro finché non muore di morte naturale o di qualche malattia che in genere capita agli animali anziani e poi lo tenete qua senza che questo animale debba soffrire nelle condizioni migliori che debba soffrire. E poi però c'è anche una terza categoria che è legata un po' alla globalizzazione, come si dice adesso, e ha una certa abitudine che molti hanno che non è molto bella, ne abbiamo parlato spesso, ovvero quella di portarsi a casa animali esotici legalmente o illegalmente e poi questi animali sempre illegalmente vengono spesso abbandonati o talvolta qualcuno perlomeno si fa lo scrupolo di chiamare prima la provincia dicendo io non so dove mettere questo animale e quindi questi animali qui anche se stanno bene non possono essere liberati perché arrivano dall'Africa piuttosto che dalla Cina piuttosto che dall'America e quindi voi a un certo punto tenete anche molti animali esotici. Anche diversi animali esotici, il numero maggiore riguarda le Trachemis scripta elegans che sono delle testuggini palustri americane di tipo esotico e quindi diciamo che questo centro svolge molteplici funzioni e comunque contribuisce tantissimo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità della provincia di Gorizia.